running, but I'm not running. Then I'm watching the club will go out to the granny. Then nigga pull up your banner. The killers understand. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, buongiorno intanto, buongiorno a tutti, è prestissimo, c'è chi ha già iniziato la scuola, c'è chi si è appena svegliato, c'è chi dormirà fino alle 11, ma ragazzi, io non potevo non fare il secondo episodio della top 10 deck da usare nella sfida classica. Ho visto ragazzi che vi è piaciuto abbastanza il primo episodio, quello di ieri mattina, ma mi avete dato una soddisfazione esagerata a me e alla PAMI con il numero di visualizzazioni che avete fatto sulla parodia del buon D Motta. Vabbè ragazzi, andiamo avanti così, meravigliosa la parodia. Andiamo avanti così ragazzi, eccolo qua il deck che ho studiato per cercare di vincere nella sfida classica. Cimitero, Goblin, Golem del Ghiaccio, Tronco, Strega Notturna, Pecca, Poison e Mago Elettrico sono le 8 carte che lo vanno a formare. L'attacco è molto semplice ragazzi, cerchiamo di giocare il Pecca a metà strada, ormai lo sapete come si usa questo Pecca, fondamentale per poter far girare bene i mazzi nelle challenge, e quando passa il ponte possiamo decidere di supportarlo o con la Strega Notturna o col Mago Elettrico, o se abbiamo abbastanza Elisir con il Cimitero giocato sulla torre che sta bloccando il Pecca. La Poison è essenziale, anche qui dobbiamo cercare di farla girare ragazzi. Io ho notato che se non riusciamo a far girare bene la Poison abbiamo seri problemi nel far funzionare questo deck. Passiamo quindi al matchmaking ragazzi, subito dentro nella sfida classica. Vediamo un pochettino come far girare questo deck in sfida. Come già vi dicevo, cerchiamo di far girare bene le carte. Siamo contro Celeste dei Riders, che subito apre cattivissimo con un quintetto di pisciatelli. Noi andiamo col peccone, lui usa addirittura un estrattore di Elisir, lì pronto a farlo girare. Vediamo subito di poter aprire eventualmente con un Mago Zap dietro e un Cimitero centrale. Via, via col cimitero, via col cimitero. Lui gioca il peccone, ok, però dovrebbe avere ancora qualcosa di Elisir. Giochiamo la Poison Cimitero, che è una combo molto interessante su questo deck. Peccato che lui avesse anche il vortice. 1238, 1074 il suo peccone è seriamente danneggiato. Andiamo a deviarlo ovviamente così con il nostro Golem del Ghiaccio. La torre sta continuando a colpire il pecca. Noi abbiamo la possibilità di distruggere il suo quintetto di pisciatelli con l'esplosione del Golem del Ghiaccio. Aspettiamo ancora qualche istante prima di fare la ripartenza. Lui dovrebbe giocare il secondo estrattore, che mi darebbe la possibilità di giocare veloce Log Rider, quindi Log Rider magari il Mago Zap, volevo dire. Andiamo Mago Zap e Strega Notturna. Lui va col Boia, ci frega, quindi sta giocando con un Boia Vortex, una classica combo che si vede ultimamente nei deck. Vediamo se mi è di aiuto la strega. Assolutamente no, assolutamente no. Si salva il Boia e lui ha giù due estrattori, quindi la situazione si fa leggermente più difficile per noi. Andiamo col peccone e il Boia va a colpire il peccone, viene congelato, per fortuna non prende, lascia la nostra torre che tira giù in questo momento il Boia. Pisciatelli ancora per lui, andiamo a mettere la Poison che danneggerà i suoi pisciatelli e la sua torre. Direi di vedere un attimino come poter giocare, ma vedo che il peccone entra, va a colpire il suo peccone, giustamente ottima giocata da parte sua, ottima giocata da parte sua. Niente, lui ha due estrattori, sarebbe stato inutile giocare il nostro cimitero, sarebbero stati 5 di mana sprecati completamente. Andiamo a deviare un attimo il peccone, perfetto. Mago Elettrico lo andiamo invece a giocare centrale e Goblin sul suo domatore, lo tirano giù, ci salvano un pochettino le chiappette, benissimo così. Va bene, serve il nostro peccone, lui giù con un altro estrattore, assolutamente molto molto cattivo. In questo frangente dobbiamo cercare di fare qualcosa, in questo punto viene solamente in mente di danneggiare la sua torre e il suo estrattore. Avrei dovuto aspettare qualche istante in più, sarebbe stata una giocata molto molto più giusta. Niente, lasciamo entrare i pisciatelli che andrebbero a darci grossi problemi, non capisco bene cosa abbia intenzione di fare lui, ma vado lo stesso, a meno che non abbia un fulmine. Vediamo se ci ho azzeccato, sembrerebbe che gioca senza fulmine. 883 la torre, andiamo a danneggiare di nuovo, benissimo. Ci vediamo piuttosto in difesa, usiamo la Poison come attacco, non c'è problema. La cosa è cercare di ciclare appunto la Poison. A questo punto potremmo fare una Poison Tronco, vediamo se va la Poison. Oh, pensavo di aver preso il Golem del Ghiaccio, invece tiro un Tronco completamente giocato a caso. Andiamo ad aprire
aprire noi. Adesso vediamo 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vediamo se ce la fa la Poison. 24, ce la fa ragazzi, ce la fa. Tutto un discorso di Poison, ragazzi. Nonostante io abbia sbagliato a giocare il tronco, che mi avrebbe garantito la vittoria molto più velocemente di quanto ce la siamo dovuta sudare, la Poison si è rivelata una carta fondamentale per chiudere la partita, nonostante ci siamo difesi bene con il mago elettrico, la strega notturna ed il peccone. Beh ragazzi, io spero che questo deck vi possa tornare utile. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un bel pollicione in su se vi è piaciuto anche questo video, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdere nessuna delle nostre live o dei video che carico. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!